Ciao Livio, ma che dici? Lascio fare tutto a te. Ma dai, vai. Quando dicevi questo, io ero al bosco, cercando legno per il prossimo progetto. E poi scattare le foto, registrare i video, spedire tutte le foto spiegando passo a passo. Adesso anche in inglese per i sottotitoli. Ma dai, dai. Continua a fare i video e le presentazioni che gli amici aspettano. Ciao! Nella nostra mini guida ci è sembrato quasi di obbligo l'inserimento di alcuni suggerimenti utili. Cari amici, la nostra salute è prioritaria, per cui rispettiamo sempre le norme di sicurezza nel manovrare macchine, utensili o prodotti chimici. Basta una piccola spesa per dotarsi di una maschera con filtri, in grado di sbarrare l'intrufolarsi della polvere nelle nostre vie respiratorie. Con una spesa maggiore possiamo acquistare una maschera più sofisticata a batteria, come questa di Antonio. Una cuffia auricolare attenua il fastidio del rumore, ed una visiera, o meglio ancora un casco integrale, ci offre una barriera contro polvere, trucioli e schegge. Il gladiatore sta per scendere nell'arena. Un bocchettone fisso è posizionato davanti al tornio per aspirare i trucioli prodotti, mentre un altro più piccolo e mobile abbatte la polvere alla fonte. Osservate con quale abilità Antonio inverte il verso della tornitura e di conseguenza la posizione del tubo. Qui invece vedete i trucioli aspirati dal bocchettone. Vediamo come si usa la coda di porco. Il calibro ci dice che il diametro è di 10 mm. Per avvitare questa coda al legno da lavorare, facciamo un preforo di 8 mm. Facciamo in modo che il dentino del vitone sia inserito dietro il fondo delle ganasce del mandrino. Se il tornio è fornito di pulsante di blocco come questo, lo si può usare per immobilizzare l'asse di rotazione. Quindi si avvita il tronchetto fino in fondo.
e si accosta la contropunta. Impugnata la coppia, sgorbia da scavo da 13 mm e tubo aspirante, arrotondiamo il tronco, bilanciandolo. Può capitare il caso che la vite sia troppo lunga per lo spessore del pezzo che dovrà tenere. E allora occorre aggiungere un adeguato spessore di legno. Poiché vogliamo costruire una presa mandrino, misuriamo il diametro esterno delle griffe del mandrino e lo riportiamo sul disco aumentandolo di 3 mm, lasciando il segno con la punta sinistra del calibro. Per lo scavo si utilizza una sgorbia a dettaglio di 10 mm. E infine uno scalpello obliquo. Vedete quel puntino lasciato dallo scalpello obliquo e rafforzato dalla contropunta? Me ne spiegheremo il significato più avanti. Ricaviamo un tenone che servirà come presa mandrino in compressione. Qui è una sgorbia profilare da 13 che fa il lavoro. E perfezioniamo il tenone a coda di rondine con uno scalpello obliquo di 20 mm. Utilizziamo la presa mandrino appena fatta e giriamo il pezzo. Qual è lo scopo? Semplice. Creare sull'altro lato una presa mandrino in espansione, vale a dire una mortaia. Anche qui usiamo lo scalpello obliquo per i fianchi della cavità a coda di rondine. E infine parliamo del puntino. Nel caso ci fosse necessità di riprendere il pezzo per fare delle modifiche,
oppure per completare una tornitura fatta sul legno verde, quel puntino ci farà collocare il pezzo nella posizione corretta.